Buonasera, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo a nome della Cambridge University Italian Society, un'associazione dell'Università di Cambridge che si propone di diffondere la cultura italiana a Cambridge attraverso eventi culturali e sociali. Nel corso di questo secondo trimestre, quello che noi chiamiamo Lent Term, abbiamo avuto già il piacere di intervistare lo storico scrittore Alessandro Vanoli. Abbiamo ascoltato la magnifica lezione di Elisabetta Brighi nel corso della Giulio Regeni Memorial Lecture e ci siamo avvalsi della collaborazione del poeta e paesologo Franco Arminio per individuare i vincitori del nostro primo contest fotoletterario, My Italian Corner. Questa sera, in occasione del Darwin Day, che ricorre più precisamente il 12 febbraio, abbiamo il piacere di collaborare con AI Ricerca, che oltre ad aver offerto un più che determinante contributo alla realizzazione di questo evento, ci ospita anche sul suo canale ufficiale. Nel ringraziarvi per la vostra ospitalità e preziosa collaborazione, non mi resta che passare la parola a te, Michela, e lasciarti il piacere di introdurre il nostro prestigiosissimo ospite. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Io invece faccio parte di AIRI, che è l'Associazione Internazionale dei Ricercatori Italiani, e praticamente raccogliamo i ricercatori italiani in giro per il mondo. Abbiamo una serie di canali social, abbiamo un'associazione a cui ci si può iscrivere per avere accesso a servizi particolari come servizi legali, di supporto legale, supporto psicologico, borse di studio e eventi culturali di vario tipo. Siete sul nostro canale YouTube, potete vedere alcuni degli eventi che abbiamo organizzato precedentemente e siamo felici di avervi qui e siamo particolarmente felici di avere con noi per il Darwin Day, il compleanno di Darwin e il giorno in cui i biologi evoluzionisti parlano di quanto è stato importante questo scienziato dal punto di vista scientifico e culturale. Siamo felici di avere con noi il professor Guido Barbugliani dell'Università di Ferrara, genetista, divulgatore e scrittore. Grazie Guido di essere qui per parlare insieme di evoluzione genetica e di Darwin. Buonasera. Io vorrei iniziare questa chiacchierata chiedendoti, tu sei un genetista ma ti occupi più precisamente di genetica di popolazione. Hai voglia di raccontarci un po' di che cosa si tratta e che cosa studi esattamente? Sì, le cose che faccio io cominciano quando ci si siede davanti a un computer e qualcuno ha fatto tutta la prima parte del lavoro, che consiste poi nel prendere dei campioni biologici, campioni di sangue in certi casi o semplicemente nel caso umano campioni prelevati dalla bocca e caratterizzare il DNA al loro interno. E oggi siamo diventati molto molto bravi a studiare il DNA, anche se non sappiamo sempre esattamente che cosa significhino le cose che troviamo nel DNA. Su questo, se vuoi, Michela, ritorniamo. Fatto sta che a un certo punto tra le varie domande che possono sorgere, che sono legate magari alla nostra salute, a come metabolizziamo i farmaci, all'ambiente, eccetera, ci possono essere anche delle domande che riguardano come siamo arrivati fin lì. Cioè in che modo il tempo ha agito sulle differenze genetiche che osserviamo. E quello è il momento in cui entrano in ballo appunto i genetisti evoluzionisti, i genetisti di popolazioni. Entrano in ballo soprattutto con degli strumenti che sono di natura statistica e informatica. Quindi cerchiamo di sintetizzare i dati in modo da renderli comprensibili. Poi se siamo bravi o se abbiamo fortuna, cerchiamo anche di fare dei modelli, cioè cerchiamo anche di ricostruire sul piano teorico, il fenomeno evoluzionistico che ci sta dietro. E se siamo proprio bravi, 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 magari riusciamo anche a fare delle simulazioni che ci permettono non di ricostruire l'evoluzione, perché questo è impossibile, ma di verificare sperimentalmente dei pezzetti di un ragionamento sull'evoluzione e quindi di vedere se le nostre ipotesi sono plausibili oppure implausibili. Mi sono spiegato? Direi proprio di sì, grazie. Prego. So che tu ti sei occupato molto di DNA antico e diciamo il DNA antico ha cambiato molto, è una tecnologia che è nata diciamo relativamente di recente, ma ha cambiato molto il nostro modo di vedere la storia e l'evoluzione dell'uomo. Hai voglia di raccontarci un po' che cosa
abbiamo scoperto grazie al DNA antico che prima non era neanche concepibile a volte, credo. Sì. Sì, io prima ho usato una parola che avrei dovuto forse sottolineare di più, differenze, no? Il mio ambito della genetica consiste nel descrivere e nell'interpretare le differenze che ci sono tra i diversi organismi. Io personalmente mi occupo dell'uomo poi, ma le cose che facciamo sull'uomo le possiamo fare sui moscerini, le possiamo fare sulle piante, le possiamo fare sui batteri, con qualche piccola differenza. Ora, il punto è che se vogliamo ricostruire l'evoluzione di queste differenze, se vogliamo capire da dove vengono e magari perché sono lì, fino a 20 anni fa praticamente, dovevamo fidarci soltanto dei modelli. Cioè, potevamo dire, secondo me, nel corso del tempo sono successa questa e questa cosa, e in tutte insieme hanno portato alla situazione che siamo in grado di descrivere, perché siamo in grado di prelevare dei campioni da individui viventi. Ho sbagliato a dire 20 anni fa, in realtà i primi studi su DNA antico risalgono addirittura agli anni 80. E, prima è stato lo studio di un mammifero oggi estinto, il quagga, che un po' sembra una zebra, un po' sembra un asino, e appunto si è riusciti, prelevando un campione di pelle dal reperto conservato al British Museum di Londra, no scusate, al Museum of Natural History, naturalmente, di Londra, si è riusciti a estrarre un po' di DNA e a capire che il quagga era una zebra con poche zebrature sul retro, non era un asino. E da allora poi questi studi sono progrediti tantissimo e ci permettono di avere un dato sul passato. Naturalmente sono dati ancora molto, molto isolati, non riusciremo mai ad avere campioni di centinaia o migliaia di individui, come invece possiamo fare con le popolazioni contemporanee. Ma avere un dato, un punto nel passato è di fondamentale importanza, intanto perché ci permette di escludere certe ipotesi. Se certe ipotesi che abbiamo fatto non ammettono che in quel dato momento del tempo ci fosse qualcuno fatto così, ecco allora che questa ipotesi la possiamo scartare. E quindi la forza degli studi del DNA antico non sta tanto nei grandi campioni che possiamo raccogliere, nel loro contributo statistico, o perlomeno non ancora. Ma io credo che in futuro le cose non miglioreranno tanto, perché il limite dello studio del DNA antico è che lo puoi fare solo se trovi il fossile e la sepoltura adatta. Quindi non arriveremo ad avere 10.000 uomini di Neanderthal per vedere come erano fatti. Ma già così, studiandone 10 o 15, hai un'informazione di fondamentale importanza, sia dal punto di vista direttamente empirico, sai come erano fatti e quindi puoi fare dei confronti, sia anche da un punto di vista più generale, perché questi dati ti permettono di raffinare le tue ipotesi e quindi di andare a studiare degli scenari più complessi. Una cosa che spesso capita nel nostro campo è che quando ne sai poco, sembra che le cose siano semplici, poi più dati accumuli e più le cose si complicano. No, vedo Michela che ride perché ci siamo trovati insieme, forse dovrei dire anche che sono stato il suo supervisore in una fase della sua carriera, quindi abbiamo molto in comune. Ecco, è così, insomma. Quindi il DNA antico, da un lato, ti permette di sapere delle cose che altrimenti non sapresti. Spesso rende complicate le cose anche, perché certi fenomeni che ci faceva piacere descrivere in maniera molto schematica ed elementare, poi si rivelano più complessi. E d'altra parte, se uno ha paura della complessità, secondo me è meglio che non si occupi di evoluzione, perché ci vai a sbattere in continuazione. A proposito di complessità, tu sei, insomma, potremmo dire che in tutta la tua carriera tu non solo non hai sfuggito alla complessità, ma te la sei andata a cercare facendo molto spesso degli studi interdisciplinari in cui hai analizzato la genetica a braccetto con l'archeologia, con la linguistica. Allora, visto che oggi celebriamo Darwin, c'è una frase piuttosto famosa di Darwin che dice: se possedessimo un perfetto albero genealogico dell'umanità, ci fornirebbe la migliore classificazione delle varie lingue attualmente parlate in tutto il mondo. Tu che ne pensi? Sulla base del tuo lavoro e della tua esperienza sul campo, che cosa ne pensi così tanti anni dopo dalla pubblicazione dell'Origine dell'Uomo? Perché questo viene dall'Origine dell'Uomo. Darwin ci aveva azzeccato? Guarda, direi che ci aveva
preso in generale, nel senso che lui aveva questa idea che è sostanzialmente corretta, no? Che le vicende che portano le varie popolazioni a separarsi, a dividersi, a differenziarsi, formando gli alberi, che poi sono anche il modo in cui noi cerchiamo di rappresentare questi fenomeni, questi fenomeni, che sono fenomeni demografici, che riguardano le popolazioni, portano sia all'accumulo di differenze biologiche, sia l'accumulo di differenze linguistiche, che quindi dovrebbero procedere in parallelo. Era una delle tante intuizioni brillanti di Darwin. Cioè, se mi chiedi cosa penso di Darwin, è difficile che io ti possa dare in qualche modo una risposta sbagliata. Se tu mi chiedi quanto questa intuizione è stata fertile, direi che è stata fertile nel indirizzare molta gente in ambito sia biologico, antropologico, sia linguistico a parlarsi. Dopodiché con una certa difficoltà, perché mettere in comunicazione due campi così diversi si è rivelato complesso. Se volete ho qualche aneddoto da raccontarvi, una cosa tra l'altro successe proprio lì a Cambridge in un meeting organizzato da Colin Renfrew, l'archeologo, vabbè, se volete dopo ve lo racconto. Ma la difficoltà è appunto trovare un terreno comune di dialogo. Faccio un esempio piccolissimo. Come ho detto prima, in biologia evoluzionistica si fanno tante ipotesi, a volte si fanno delle ipotesi volutamente sbagliate per avere un confronto con le altre e capire se i nostri metodi di simulazione, per esempio, i nostri modelli, permettono di riconoscere un'ipotesi fortemente sbagliata. Michela, c'è qualcuno che sta spaccando dei mobili nella tua casa, te vorrei che tu lo sapessi, o si sentono dei rumori così, va bene. E quindi noi siamo abituati a fare tante ipotesi e a scartarle. Tra i linguisti o tra i linguisti storici con cui ho parlato io, c'è invece questa grande riluttanza a dire delle cose se non si è assolutamente sicuri che sono corrette. Per cui proprio il modo con cui si esplorano le possibilità è diverso e questo porta a delle incomprensioni. Un secondo tipo di difficoltà è legato al fatto che noi siamo naturalmente quantitativi nel nostro approccio, mentre i linguisti, e sto parlando di quelli bravi, di quelli intelligenti e non di quelli che puntano i piedi e basta perché non capiscono cosa stanno facendo, tra quelli intelligenti e bravi c'è la sensazione che alcuni aspetti della variabilità linguistica siano difficilmente quantificabili. E che quindi un esperto riesca a percepire delle cose che però non possono essere facilmente tradotte in numeri. Detto questo, oggi sappiamo che Darwin ha, come dire, ha tracciato una linea generale, diciamo che quella è l'ipotesi di partenza. E come sappiamo tutti, le ipotesi in certi casi possono essere valide e in altri casi possono non esserlo. E quindi oggi abbiamo una massa di dati abbastanza vasta, una massa di confronti tra variabilità linguistica e variabilità genetica, che ci permette di dire che se quella indicata da Darwin è la regola, in realtà ci sono tante eccezioni. E queste eccezioni sono interessanti. Sono interessanti sia per i linguisti sia per i genetisti. Perché per noi trovare delle popolazioni che, per esempio, sono distanti nello spazio geografico, ma si assomigliano geneticamente, può voler dire che queste popolazioni, per esempio, sono state sottoposte allo stesso regime selettivo. Quindi ci dice qualcosa sull'ambiente in cui queste popolazioni si sono evolute. E quando si trova una discordanza, un mismatch tra i dati genetici e quelli linguistici, per esempio la popolazione ungherese che geneticamente è simile ai suoi vicini, ma parla una lingua asiatica, una lingua uralica, beh, allora lì c'è qualcosa di interessante, no? E effettivamente, insomma, si è arrivati alla conclusione che la lingua in Ungheria sia arrivata attraverso un processo che ha riguardato un numero limitato di persone. Non sono gli ungheresi che sono immigrati in massa dall'Oriente, ma è stato un piccolo gruppo che si è imposto militarmente e poi ha imposto la propria lingua a tutti gli altri che l'hanno presa. Quindi c'è un'evidenza di cambiamento linguistico non accompagnato da cambiamento biologico. Quindi tutte queste cose sono molto interessanti. Ci si scontra anche con alcuni limiti, per cui questi progetti non hanno decollato come nella mia ingenuità negli anni 80 speravo che decollassero. Se posso andare avanti, se non l'ho fatta troppo lunga, per esempio un problema è questo, no? Che quando si confrontano lingue vicine, diciamo l'italiano e il tedesco, l'italiano e lo spagnolo ancora meglio, quello che si fa è prendere un elenco di parole e poi confrontarle
e un esperto di quelle lingue sa dire se hanno la stessa etimologia oppure no, queste parole. E le parole che hanno la stessa etimologia si chiamano cognate, come i nostri cognati. Bisogna essere bravi per farlo, perché per esempio la parola inglese much e la parola spagnola mucho vogliono dire la stessa cosa, ma i linguisti mi garantiscono che non hanno la stessa etimologia, quindi non sono delle parole che si corrispondono. Ma una volta fatta questa operazione, su una base di 100 o 200 parole, poi si può misurare quanto hanno in comune due lingue, quanto non hanno in comune, e quindi calcolare delle distanze, e a quel punto, per noi genetisti, è fatta, perché noi siamo molto bravi a calcolarci le nostre distanze genetiche. Il problema è che al mondo si riconoscono 17 famiglie linguistiche almeno, forse di più. Quando è che due lingue finiscono in due famiglie linguistiche diverse? Quando non hanno etimologia in comune. E allora a questo punto, se vogliamo fare un confronto fra italiano e ungherese, o italiano e cinese, abbiamo sempre la somiglianza zero a livello di vocaboli. Quindi non si può utilizzare semplicemente il dizionario. Per fare questi confronti bisogna fare delle cose più complesse legate alla struttura sintattica, alla grammatica. C'è molta ricerca in corso. C'è una persona con cui ho collaborato che si chiama Pino Longobardi, che è un linguista che lavora a York, che si sta dedicando a sviluppare dei sistemi di confronto anche tra lingue molto lontane, ma di fatto finora i confronti che sono stati fatti sono sempre stati fatti tra popolazioni che parlano lingue abbastanza simili da essere imparentate. Allora, abbiamo una domanda dal pubblico. Sì. Scrivono, alla luce degli scavi nel Salento che presuppongono la città di Enea, viene avvalorata l'origine fenicia degli Etruschi? Ora, gli Etruschi è un tema di cui tu ti sei occupato molto a lungo, di cui ci siamo anche lontanamente occupati insieme in uno studio che abbiamo pubblicato insieme, per cui sono sicura che puoi dire molto sul tema. Sì, no, della città fenicia che viene scavata in Puglia ho letto il titolo sul giornale, non ne so assolutamente niente. Però sugli Etruschi qualcosa sappiamo. È una vecchia storia, una vecchia diatriba, perché era Erodoto che sosteneva che gli Etruschi venissero dall'Anatolia, dalla Licia se non sbaglio, e che fossero scappati per sfuggire a una carestia e fossero approdati sulle rive del Mar Tirreno. È un'idea a cui gli archeologi non credono tanto, gli archeologi moderni, perché l'idea che una civiltà si trasporti con armi e bagagli, con tutta la sua lingua, le sue tradizioni da un posto all'altro, non è un fenomeno che si è mai potuto verificare con sicurezza. Però può darsi che Erodoto ci racconti in maniera un poco mitica delle vicende che poi hanno avuto una base storica. Ma c'era il suo contemporaneo e concittadino anche, Dionigi di Alicarnasso, che invece sosteneva che semplicemente gli Etruschi sono la popolazione dell'Italia centrale. Prima vivevano in villaggi, a un certo punto hanno sviluppato una civiltà urbana e lì c'è stato il boom della cultura etrusca. Ecco, su queste cose qua chiaramente hanno tanto da dire gli archeologi, hanno tanto da dire gli storici della cultura. Io non penso che la genetica possa dare delle risposte globali a problemi di natura archeologica su come si formano le civiltà. Noi però siamo bravi a fare una cosa, siamo bravi a dire chi era figlio di chi, cioè a stabilire se appunto individui studiati in diversi momenti del tempo, col DNA antico, avevano una relazione di discendenza oppure no. O perlomeno a dire qual era la probabilità che avessero questa relazione e qual era la probabilità che invece non ce l'avessero sulla base dei dati che abbiamo, pochi o tanti. Allora, sugli Etruschi, secondo me, non ci sono tanti misteri. Sono una popolazione simile alle popolazioni circostanti dell'Italia, le popolazioni antiche che abbiamo studiato. Sono una popolazione nel cui DNA si trova una componente molto forte che proviene effettivamente dall'Anatolia. Ma se facciamo una botta di conti, adesso se volete vi spiego anche come si fa, ma è un po' complicato, quello che salta fuori è che questa componente del DNA che troviamo negli Etruschi ha una relazione con l'Anatolia che si può datare intorno a 7-8 mila anni fa. Quindi non sono arrivati, diciamo, nel 1000 avanti Cristo, poco prima che sorgesse la cultura etrusca, sono arrivati molto prima. E questo è un risultato che è facile interpretare, perché forse l'evento più importante avvenuto nella storia nella preistoria degli europei, è stato appunto un grande flusso migratorio, cominciato nel Medio Oriente e in Anatolia, nel Neolitico,
quando in quelle zone hanno inventato l'agricoltura e l'allevamento. Adesso sembra una cosa banale, ma fino ad allora, cioè fino a 10.000 anni fa, l'umanità aveva sempre vissuto con quello che riusciva a raccogliere o a cacciare il giorno stesso. È la cosiddetta tecnologia dei cacciatori e raccoglitori, su cui Michela è un'esperta. E voleva dire che non c'era, per esempio, mai la possibilità di accumulare cibo. In questa epoca, che noi chiamiamo paleolitico, non c'erano contenitori per il cibo, perché quello che c'era lo si mangiava. Con la produzione del cibo cambiano tante cose, perché ci sono più risorse. E allora, ecco qui Charles Darwin, che non aveva idea di queste storie, perché le abbiamo scoperte molto più tardi, già però diceva che quando in una certa zona ci sono tante risorse, si abbassa la mortalità infantile. Sono più i bambini che arrivano all'età della riproduzione. I vecchi vivono più a lungo e quindi la popolazione cresce. E quello che è successo appunto nel Neolitico con l'invenzione dell'agricoltura in Anatolia è che ci sono state più bocche da sfamare e quindi con un meccanismo progressivo di espansione. Non dobbiamo pensare ai migranti che montano sui loro carri e si spostano a 50 km di distanza, ma un po' alla volta, progressivamente, c'è stato un grande spostamento che ha introdotto in tutta Europa queste tecnologie. C'è stato un dibattito tra gli archeologi se questo fenomeno fosse dovuto effettivamente a movimenti migratori, noi li chiamiamo diffusione endemica, oppure se non fosse un fenomeno culturale. Cioè, il cacciatore raccoglitore della Grecia vede che in Turchia fanno quella roba lì, dice magari ci provo anch'io, e quando funziona, quando lui si è trasformato in agricoltore, quello dei Balcani vede il greco che fa così e ci prova anche lui. Naturalmente saranno successe entrambe le cose, però con i dati genetici che abbiamo, e questi sono studi di Luca Cavalli Sforza, del più grande genetista italiano degli anni 70 cominciato, quello che si vede è che c'è un gradiente molto chiaro, molto netto dal punto di vista genetico, che parte appunto dall'Anatolia e si diffonde verso ovest e verso nord. E se ci fosse stato un processo semplicemente di trasformazione culturale, non ci sarebbe nessun motivo di trovare una cosa così ordinata a livello genetico. Quindi l'ordine che troviamo nello spazio geografico quando studiamo i geni è stato interpretato, e ci sono sempre più dati che lo confermano, come il segno del fatto che dall'Anatolia nel Neolitico c'è stato un grande meccanismo migratorio. Ecco, la componente orientale che troviamo nel DNA degli Etruschi deriva proprio da questo fenomeno, quindi un fenomeno molto antico che non ha portato alla nascita della civiltà etrusca, ma ha portato un po' in tutta l'Europa del Sud e anche un po' nel Nord ad un cambiamento significativo dal punto di vista demografico. Grazie Guido per questa spiegazione molto, molto chiara. Allora vorrei chiederti, visto che diciamo, la diffusione neolitica non è stata l'unica diffusione endemica che per il momento conosciamo sulla base del nostro DNA, hai voglia di raccontarci le altre migrazioni che hanno dato origine alla genetica degli europei moderni? Sì, guarda, lì bisogna stare attenti perché bisogna ricordarci che noi ragioniamo su delle piccole parti del nostro DNA. Allora, io non credo che siano tutti biologi quelli che ci ascoltano, e se permetti faccio una brevissima lezioncella su cos'è un genoma. Il genoma è il complesso del DNA delle nostre cellule, no? Ed è in sostanza il libretto di istruzioni. Nel DNA stanno scritte le istruzioni che permettono alle cellule di moltiplicarsi a partire dalla singola cellula uovo fecondata da cui deriviamo fino a produrre i 38.000 miliardi di cellule di cui mi dicono siamo costituiti, e poi le istruzioni che permettono a questo grande aggregato di cellule, a questo organismo, di continuare a funzionare finché funziona. Ora, nel nostro DNA, che riusciamo a studiare in grande dettaglio, con grande precisione, il nostro DNA è costituito in sostanza da lunghissime catene in cui si ripetono quattro molecole diverse. Le indichiamo con le lettere A, C, T e G. Si chiamano basi, le basi del DNA. Quindi l'informazione contenuta nel DNA è dovuta alla sequenza di queste basi che in certe parti del DNA specificano, indicano delle proteine. Quindi le proteine di cui siamo largamente costituiti sono in qualche modo scritte nel DNA, e queste parti del DNA che si chiamano geni, quando funzionano, producono
ciascuno la sua proteina o ciascuno più di una proteina, anche in qualche caso. Ora, se noi prendiamo questo lunghissimo testo, questa lunghissima successione di A, T, C e G, lunga 6 miliardi e mezzo di caratteri, cioè in ogni nostra cellula il libretto di istruzione è lungo 6 miliardi e mezzo di caratteri, sono 4.000 volumi dei Promessi Sposi, secondo una mia stima, in cui la cellula trova la riga giusta, con l'istruzione giusta nel giro di frazioni di secondo. Ecco, se noi prendiamo questo lunghissimo testo, il nostro genoma, e lo confrontiamo tra persone diverse, mediamente due persone diverse hanno il 99% del DNA in comune. Non vuol dire che soltanto l'1% del DNA è variabile, circa un quarto del nostro DNA è variabile, ma in molti casi queste varianti sono varianti estremamente rare, limitate a una singola famiglia o una singola popolazione. È un po', giusto per capirci, è un po' come se andaste allo stadio, c'è la curva della Juventus, hanno tutti la maglia della Juventus, ma un giorno uno si è messo la maglia della Roma. Allora, la maglia è variabile perché c'è uno con la maglia della Roma, ma in realtà le differenze sono zero in quasi tutti i casi, perché sono uno soltanto nei momenti in cui si confronta l'unico con la maglia della Roma con uno degli altri. Ecco, questo è un po' il tipo di variabilità comune nel nostro genoma. E il risultato è che alla fine, appunto, due di noi mediamente differiscono per l'1% o anche di meno. Quindi è su questa piccola frazione del DNA che noi basiamo tutti quanti i nostri ragionamenti. E questa frazione del DNA può anche essere molto informativa, cioè ci possono essere delle regioni del DNA che ci dicono con molta precisione la regione geografica di origine di qualcuno, ma nella grande maggioranza dei casi stiamo parlando di varianti che sono diffuse in tutto il mondo con frequenze un po' diverse. Quindi quando noi ricostruiamo i fenomeni migratori sulla base del DNA dobbiamo stare un po' attenti. Non credete a quei libri, dopo se volete vi dico chi ne è l'autore, in cui anche ho due autori di cui vorrei parlare male in realtà, in cui ve la fanno tutta quanta semplice, vi dicono abbiamo capito questo, abbiamo capito quello. No, insomma ci sono tante cose che non abbiamo capite. Però nel DNA degli europei, se lo analizziamo per bene con certe metodologie, troviamo soprattutto tre tipi di caratteristiche, tre gruppi. Vengono tutti dall'Africa, perché questo lo sappiamo con grande sicurezza, sia i dati fossili, sia i dati archeologici, sia i dati genetici, DNA antico e DNA moderno, sono molto coerenti nel dirci che siamo una specie africana. Gli studiosi di fossili dicono che le prime persone come noi, col mento e con la fronte verticale e con la testa schiacciata dietro, io ce l'ho molto schiacciata, ma anche voi ce l'avete schiacciata, compaiono in Africa 190.000 anni fa. E restano lì per un bel po', girando, e poi intorno a 70-80 mila anni fa, forse un po' prima, escono. Non siamo sicuri se siano usciti soltanto attraverso l'attuale Egitto, Palestina, eccetera, o se prima non ci fosse un'altra ondata che è uscita dal Corno d'Africa nella penisola arabica, all'epoca il livello del mare era più basso, e da lì nel sud dell'India. Io sono tra quelli che ci credono a questa rotta meridionale, e anche lì a Cambridge c'è della gente che ci crede, ma altri non ci credono. Comunque, usciamo da lì, le caratteristiche di quel gruppo di africani che è uscito si diffondono in tutto il mondo e sono ancora riconoscibili, ma poi cominciano delle differenze, e anche dal punto di vista evoluzionista si capisce perché ci sono delle differenze, perché quando un gruppo di individui è piccolo e isolato, tende per una questione statistica a diventare diverso da altri gruppi piccoli e isolati. E tanto meno sono gli scambi migratori tra questi gruppi, tanto più in fretta questi gruppi diventano diversi uno dall'altro. Allora, quello che vediamo nel genoma degli europei, nel DNA degli europei, è che ci sono le tracce di una prima uscita dall'Africa in epoca paleolitica. E questi erano gente appunto che cacciava e raccoglieva i frutti della terra, quindi necessariamente non erano molto numerosi, perché con questo tipo di tecnologie non si riesce a diventare tanti. Poi intorno, dicevamo, a 10.000 anni fa, la rivoluzione neolitica, l'invenzione dell'agricoltura e dell'allevamento e questo boom demografico, c'è un lavoro di Michele Leonardi che suggerisce che questo boom sia cominciato un po' prima, ma non voglio farla troppo complicata, questo boom demografico per cui dei DNA che hanno ancora la firma dell'Anatolia si diffondono in tutta Europa. Qualche tempo più tardi, una popolazione probabilmente anch'essa legata a questa popolazione anatolica, che però era andata su a nord del Mar Nero, nell'età del bronzo, si diffonde soprattutto nel nord e nel centro dell'Europa.
Il risultato è che se noi andiamo a guardare i DNA contemporanei, cercando di attribuirli a queste tre componenti, a queste tre migrazioni principali, troviamo che nel sud dell'Europa, sto parlando di Spagna, Francia, Italia, Balcani, prevale nettamente la componente neolitica. È oltre il 50%, in Sardegna addirittura il 90%, mentre se andiamo a nord pesa sempre di più la componente dell'età del bronzo, ma non supera mai il 60%. E qua e là, nel DNA di qualcuno, ci sono delle tracce della vecchia popolazione paleolitica che è arrivata prima. Però, ecco, questo è uno schema semplice, uno schema che ci piace, comprensibile. Tra l'altro pare che i neolitici abbiano portato anche le pelli chiare in Europa, perché il DNA antico ci dice che fino a 6.000 anni fa avevamo la pelle molto scura, noi europei. Ma è chiaro che è successa molta più roba di così. È chiaro che non c'è stata una singola uscita di un gruppo dall'Africa, ma ce ne sono state diverse. È chiaro che ci sono stati tanti altri spostamenti. È chiaro anche che abbiamo avuto a che fare con i vecchi europei che stavano lì prima di noi, i Neanderthal, e in alcuni casi queste interazioni hanno prodotto dei figli. Quanto di questi figli sia rimasto nel nostro DNA è un tema ancora abbastanza dibattuto. Io faccio parte di un piccolo gruppo minoritario che è convinto che questi fenomeni abbiano lasciato poche conseguenze. La maggior parte dei miei colleghi, devo ammetterlo, è convinta che invece ognuno di noi, europei, ma anche asiatici, ma anche australiani, ma anche americani, porti nel proprio DNA da un 2 a un 4% di DNA neandertaliano che ha attraversato i millenni anche dopo che Neanderthal si è estinto. Allora, io credo che torneremo presto a parlare della pelle scura che hai citato, però intanto ti leggo una domanda dal pubblico. Allora, Maria Valeria Ruggiaro ci scrive: buonasera a tutti, esistono o potrebbero esistere progetti di correlazione fra genetica di popolazione e etnologia, struttura delle comunità, riti, eccetera? Sì, esistono. Sono dei progetti però che si scontrano con un problema difficilmente superabile. Cioè, mentre i tempi dell'evoluzione, i tempi su cui lavora la genetica di popolazioni, sono dell'ordine di millenni o decine di millenni o centinaia di millenni e qualche volta anche milioni di anni. Nel senso che quando confrontiamo il nostro DNA con quello degli scimpanzé o dei gorilla, e questa è una cosa che si può fare, stiamo parlando di specie che hanno un antenato comune 6 milioni, 10 milioni di anni fa. E possiamo fare dei confronti che vanno ancora più in là. Le caratteristiche che studia l'etnologia sono estremamente mobili, sono estremamente flessibili. La gente, può avere certi costumi nell'Ottocento, ma nel Novecento sono cambiati molto profondamente, come sappiamo. Anche le religioni cambiano in fretta. Addirittura le opinioni politiche delle persone cambiano nel corso della vita, per cui la stessa persona in momenti diversi ha caratteristiche diverse. Le ricette della cucina, sto dicendo le cose che mi vengono in mente. Si sceglie la lingua per fare dei confronti tra cultura e geni, proprio perché la lingua è più stabile. Cioè si tende di più a restare fedeli alla propria lingua piuttosto che ad altri tipi di tradizione. Quindi in realtà i geni sono troppo lenti per raccontarci i cambiamenti che avvengono a livello culturale nella maggior parte dei casi. So che c'è un bel lavoro di alcuni ragazzi di Bologna, uno si chiama Eugenio Bortolini, che hanno cercato di fare una correlazione tra dati genetici e le fiabe che vengono raccontate, cioè hanno decostruito le fiabe in base ad alcuni elementi, adesso non saprei dire quali, in modo da poter trasformare un racconto in una serie di parametri, uno o zero, insomma, no? C'è questa cosa qui in questa fiaba oppure no? E alla fine hanno ottenuto un certo livello di correlazione, il che indicherebbe che appunto queste vicende demografiche di cui parlavamo prima, questi fenomeni per cui le popolazioni si separano e poi restano isolate, hanno anche un effetto sulle storie che vengono raccontate. Ecco, io non so quanto questo risultato possa essere generalizzato e non mi vengono in mente tanti altri degli esempi di applicazioni del metodo evoluzionistico, proprio perché l'evoluzione richiede tempi molto molto lunghi. Posso permettermi di aggiungere qualcosa se Guido me lo lascia fare? Ci sono, diciamo, c'è un esempio di questo tipo di correlazione quando si guarda a strutture sociali che hanno un,
un peso importante nella riproduzione, per cui ci sono degli studi sull'Asia centrale che hanno dimostrato da parte del gruppo della professoressa Evelyn Heyer di Parigi, che hanno dimostrato come c'è una differenza fra genetica fra popolazioni che hanno strutture parentali diverse, per cui in cui per esempio si tende ad andare a vivere nel posto d'origine della madre o del padre, in cui la tradizione, la trasmissione degli averi attraverso avviene per via matrilineare o patrilineare, per cui insomma se la persona che ha fatto la domanda è interessata può guardare questo genere di studi anche. È vero questa cosa qui. Quegli studi, se posso raccontare anche questa cosa, però è interessante, quegli studi che ha fatto in Uzbekistan, se non sbaglio, sempre il gruppo di Evelyn Heyer, erano interessanti perché studiavano anche la struttura dei clan, no? Loro hanno questi clan che prendono nome dal padre e quindi che dovrebbero essere in qualche modo legati secondo la linea di discendenza maschile. E allora sono andati a vedere all'interno di varie suddivisioni di questi clan se c'era un indicatore genetico molto chiaro della discendenza dello stesso padre, che è il cromosoma Y. E hanno visto che nei clan più piccoli è più o meno vero, cioè i maschi discendono tutti dallo stesso capostipite, ma appena si va un po' più in su, appena si va in un'aggregazione più grande, ci sono un sacco di diversi cromosomi Y. Quindi questa appartenenza ai clan, che dovrebbe essere un riflesso della patrilinearità, in realtà viene ampiamente manipolata, e quindi si transita da un clan all'altro a seconda delle convenienze. E se il tuo cromosoma Y non dice proprio quella cosa lì, pazienza, tanto non ti aspetti che qualcuno venga a studiartelo. Allora, si risponde, grazie mille, pensavo proprio a filopatria e dispersione, un matriarcato patriarcato. Qualche referenza? Gliela dai tu però adesso, Michela, non mi... Beh, appunto, il lavoro della professoressa Iyer ha lavorato per molto tempo su questi temi, per cui direi che di partire da lei, professoressa di genetica etnobiologia, credo che si chiami. Al CNRS, all'Università e al Museo dell'Uomo, per cui ha un gruppo di ricerca molto ampio che ha studiato sia appunto le popolazioni dell'Asia centrale, sia le popolazioni canadesi, sia le popolazioni dell'Africa. Diciamo, per tornare alla pelle scura di cui parlavamo prima, tu hai scritto un libro che si chiama Sono razzista, ma sto cercando di smettere. Allora, perché sei razzista e stai cercando di smettere? Che cosa ci dice la genetica sulla pelle nera e sul razzismo? Sì, e quel libro l'ho scritto con Pietro Kelly, che è morto qualche anno fa, è un giornalista, una persona molto intelligente, molto brillante, e il titolo è suo. Quindi non voglio prendermi i meriti che sono di Pietro. Ma, il titolo, il tema del libro è nato appunto dalle chiacchierate che facevamo con Pietro, che è una persona di formazione umanistica, però interessato naturalmente a tutto quello che può essere interessante. E ragionando con lui, insomma, ci siamo un po' convinti che un certo tipo di diffidenza verso il diverso sia in qualche modo comune, qui non voglio dire legata alla natura umana, perché la natura umana non saprei definirla, poi vecchie letture di Marx mi fanno pensare che forse la natura umana non esista al di fuori del contesto sociale in cui stiamo studiando, stiamo lavorando, ma è comune in tantissime culture un atteggiamento di diffidenza verso il diverso, che poi si traduce in questi sistemi di classificazione biraziali, no? Ci siamo noi che siamo normali, facciamo delle cose normali, parliamo una lingua normale, poi ci sono gli altri che tanto normali non ci sembrano. Non so, per esempio, nei Bribri della Costa Rica ci sono due razze, i Bribri, che sono loro e vuol dire gli uomini, e Nya, che sono gli altri e vuol dire anche cacca, vuol dire escremento. Così. Questo tipo di classificazione però non è esclusiva di popolazioni che possiamo immaginarci primitive con il piercing nel naso. Se pensate alla Grecia del V secolo, no? Tucidide, Sofocle, Euripide, così. Anche loro vedevano il mondo come i bribri. C'erano i greci, che erano quelli che parlavano greco, e c'erano i barbari, che si chiamavano così perché balbettavano quando dovevano parlare greco. Quindi questo tipo di atteggiamento è molto comune, è in qualche modo dentro di noi. È un atteggiamento che si basa sui pregiudizi. Ma d'altra parte, siccome molto spesso ci troviamo in situazioni di cui non abbiamo esperienza,
non possiamo esprimere giudizi, quindi ce la caviamo con i pregiudizi che in molti casi ci salvano. Ci salvano. Nessuno di noi è mai stato attaccato da un leone, ma se ci troviamo in Africa e c'è una macchia di alberi, non andiamo dentro perché abbiamo il pregiudizio che forse c'è una bestia feroce che ci sbrana, e in questo modo riduciamo i danni. Quindi il titolo di quel libro partiva dalla constatazione che non bisogna vergognarsi o negare che effettivamente il diverso in qualche modo ci inquieta, ci mette un po' in difficoltà. La speranza però di quel testo era che al pregiudizio fossimo rapidi a sostituire il giudizio, che vuol dire poi non ti tratto come membro di una entità generale in cui non ci sono differenze individuali, ti tratto per quello che sei. E indubbiamente stiamo parlando di fenomeni psicologici, di fenomeni sociali, così. Dov'è che salta fuori la scienza? La scienza salta fuori perché politiche e atteggiamenti di discriminazione o ragionamenti sulla superiorità di una razza rispetto all'altra si sono spesso appoggiati nel corso del tempo a letture molto parziali, quando non in cattiva fede e forzate, di dati scientifici. Quindi per molto tempo, direi a partire dal Settecento, io non sono uno storico della scienza, ma insomma Pietro Kelly per esempio mi diceva che è stato soprattutto Arthur de Gobineau agli inizi dell'Ottocento a stabilire delle chiare gerarchie di valore, per cui i bianchi stavano in cima perché a noi piace l'arte, perché siamo sensibili, perché siamo belli, gli asiatici sono indolenti, ambigui e gli africani, i neri, sono i peggio di tutti perché non hanno voglia di far niente e così via. Chiaramente in questo tipo di atteggiamenti pesava tantissimo la difficoltà di comunicare con culture diverse. Però a partire da quell'epoca più o meno, i tentativi dei primi antropologi, dei primi naturalisti, di classificare l'umanità in gruppi, che sono tentativi in qualche modo nobili, no? Perché si tratta di trattare l'uomo come uno dei tanti organismi presenti nel mondo dei viventi. E se ci sono razze nei cani, se ci sono razze nei cavalli, cerchiamo le razze dell'uomo. Oggi sappiamo che è un ragionamento sbagliato, sia perché le razze nei cani e nei cavalli le abbiamo create noi, sia perché nelle specie non domestiche abbiamo degli esempi di specie con le razze e di specie senza razze. Però, insomma, per tutto un lungo periodo del Settecento e dell'Ottocento, la classificazione razziale umana era un tentativo di mettere ordine in un quadro molto complesso. E siccome i dati disponibili si riferivano alle varie misure craniche, al colore della pelle, a cose così, è chiaro che non si poteva andare molto a fondo. La classificazione razziale umana entra pesantemente in crisi quando si incomincia a notare che più gli esploratori esplorano, più i viaggiatori viaggiano, più i navigatori navigano, più cresce il numero di razze nella specie umana. E c'è proprio una tendenza nel corso del tempo, dalle quattro razze che aveva definito Linneo nel Settecento fino al Novecento, c'è una tendenza alla crescita, all'accumulo. Perché si trovano popolazioni con caratteristiche fisiche differenti, non si riesce a farle stare dentro le razze precedenti e allora ci si inventa delle nuove razze. Fino a che non si capisce più niente, si arriva a sistemi appunto con 200 razze diverse, cataloghi di 200 razze umane diverse. E lì interviene un antropologo americano molto bravo, si chiamava Frank Livingstone, che nel 61 pubblica un articolo che si chiama «Sulla inesistenza delle razze umane». E Livingstone dice, guardate che non sto negando che ci sono delle differenze, ma queste differenze non vengono in blocchi distinti. Non è che avete l'italiano e tutti gli italiani si assomigliano fra di loro e sono diversi dai francesi che sono diversi dagli spagnoli e così via. O non avete l'europeo con tutti gli europei che sono simili fra loro e sono diversi dagli africani e dagli asiatici. C'è tanta variabilità, ma questa variabilità è continua. Non ci sono le barriere secche che il concetto di razza imporrebbe. E lì comincia tutta una storia diversa e credo che il lavoro che facciamo noi sia figlio in qualche modo di questa intuizione di Livingstone, che era poco più di una intuizione, perché negli anni 60 i dati erano molto pochi. Ecco, queste costruzioni scientifiche, queste divisioni fra gruppi razziali umani sono state, come sappiamo bene, poi utilizzate per passare dall'ambito della descrizione di come siamo fatti alle politiche sociali.
con l'idea che ci sono delle razze superiori e delle razze inferiori, e se la natura ha prodotto delle razze inferiori, dobbiamo stare molto attenti a fare in modo che non contaminino le razze superiori. Le politiche razziste sono tutte quante centrate sull'idea della difesa di una certa purezza originaria che non va contaminata, che non va toccata. Ecco, la genetica moderna dimostra che di questa purezza nel nostro DNA non c'è traccia. Il nostro DNA in realtà è un vestito da Arlecchino, in cui in certi casi, come appunto quello dell'Europa di cui parlavamo prima, riusciamo anche a mettere un'etichetta ai vari pezzi e a capire che si sono formati attraverso tante, tante migrazioni. Ma perché si formino le razze, questo lo sappiamo da tanti studi empirici, lo sappiamo dalla teoria, bisogna avere dei gruppi che restano isolati per un lungo periodo di tempo. La razza è un passaggio transitorio nella formazione di nuove specie, questa è la definizione biologica di razza, no? Bene, nell'umanità l'intensità e la frequenza degli scambi è stata tale che non c'è mai stato un livello di isolamento sufficiente a far differenziare un gruppo rispetto agli altri. È chiaro che ci sono delle differenze, no? Se guardiamo in faccia un coreano, capiamo che è orientale, se guardiamo in faccia un aborigeno australiano, magari non sapremo se viene dalla Nuova Guinea o dall'Australia, così, però ci sono delle differenze, ma è illusorio pensare che queste differenze vadano al di là della superficie. Sono letteralmente delle differenze superficiali. Guardando il colore della pelle delle persone, noi spesso non riusciamo a capire cosa c'è nel DNA, nel resto dei geni di quella persona. Grazie mille per questa spiegazione, diciamo, questo punto di vista informato sul tema, perché molto spesso se ne sente parlare con un punto di vista decisamente meno informato del tuo. Ci sono ora due domande dal pubblico. La prima è, c'è un utente qui che dice: a me piacerebbe sapere qual è il processo, le varie operazioni con il quale si riesce a studiare il DNA da un osso antico. Grazie. Allora, si prende quest'osso, vi dico la cosa classica, poi vi dico anche come si fa adesso, però insomma tipicamente all'inizio si prendeva quest'osso, si passa la carta vetrata sulla superficie perché sulla superficie si sono depositati batteri, funghi, un sacco di roba. Si preleva un pezzo di osso, si mette all'interno di un mortaio, ma va bene anche una macina a caffè tipo Mulinex, va benissimo lo stesso, lo si trita fino a farne della polvere. Dopodiché si sottopone questa polvere alle normali tecniche di estrazione del DNA. Se si è fortunati si ottiene del DNA, se si è sfortunati se ne ottiene o poco o niente, o ancora più sfortunati si ottiene del DNA che non c'entra con quello dell'osso che stavamo studiando. E si sono fatti molti errori all'inizio, proprio perché le ossa dei musei, per esempio, sono state toccate da un sacco di persone, dal paleontologo che le ha tirate fuori, al curatore del museo, agli studenti che le hanno studiate. Addirittura mi dicono, io su questo non ci posso giurare, ma me l'hanno raccontato, che un modo per capire se un osso trovato era antico e quindi andava studiato o proveniva, non so, da una gallina che era finita lì così, i paleontologi gli davano una leccatina per vedere se era mineralizzato. Da ex archeologa confermo. Confermi. Allora, dopo questa leccatina, naturalmente rimangono tantissime cellule moderne con il DNA in ottime condizioni e pochissimo DNA antico, quindi è molto facile con le tecniche che si usano andare a leggere il DNA moderno e scoprire delle cose che non sono vere. Oggi esistono tecniche più sofisticate di queste, però anche più complesse da spiegare. Dico soltanto due cose. Una è che si è visto che la regione dello scheletro, che le regioni dello scheletro che hanno una maggiore densità ossea sono anche quelle in cui il DNA si conserva meglio. E quella che ha più densità ossea nel cranio è la cosiddetta rocca petrosa del temporale. Quindi, se è possibile, bisogna prelevare il campione di osso da lì. È anche una buona cosa perché mentre prelevando il campione dell'osso dalla fronte, per esempio, poi quel cranio ha un buco e si vede il buco quando il cranio viene esposto, la rocca petrosa sta qui dietro e quindi anche dal punto di vista del museo il danno non è evidente. Questa è una cosa che si fa, ma soprattutto adesso ci sono queste nuove tecniche di genomica che
che non so se sia il caso di spiegare in dettaglio, ma insomma sono delle tecniche in cui si fanno delle letture massicce del DNA, milioni di piccoli pezzetti del DNA vengono letti. E, è stato un cambiamento rivoluzionario, cioè quando ho cominciato a lavorare io, leggere 360 basi del DNA mitocondriale, era un'impresa. Adesso da ciascuno di quei campioni si riescono a leggere milioni, milioni di tratti di DNA. E di questi milioni di tratti di DNA, molto spesso in campioni antichi, la grande maggioranza appartiene a batteri, a funghi, a microorganismi di qualunque tipo. E lì si butta via perché li possiamo riconoscere con degli approcci bioinformatici. Facciamo leggere al computer queste sequenze di DNA e quando trova una corrispondenza con i batteri, con i funghi e con altre creature, le butta via. Quelle che restano dovrebbero essere quelle che ci interessano, ma abbiamo una tecnica in più, perché questo DNA antico è danneggiato. Quindi se è in buone condizioni, è probabilmente il DNA di qualcuno che ha contaminato il campione, e buttiamo via anche quello. E quindi quello che resta, partendo da milioni di sequenze, è qualche migliaio di tratti di DNA, che però possiamo attribuire con grande sicurezza al campione antico. Quindi oggi si lavora così, ed effettivamente i risultati si vedono. Un altro utente ci chiede, oggi è possibile sostenere che l'uomo non subirà in futuro variazioni sostanziali sia di fenotipo che di genotipo, in quanto non più soggetto a selezione naturale? Grazie. È un'affermazione un po' forte, però sostanzialmente mi trovo d'accordo. Nel senso che non c'è solo la selezione naturale, no? che produce l'evoluzione. La selezione naturale è molto importante ed è vero che oggi, grazie almeno nei paesi in cui ci sono sistemi sociosanitari efficienti, molte delle trappole in cui i nostri predecessori cadevano, ci lasciavano la pelle, non sono più delle trappole. Insomma, io mi sono rotto un menisco quando avevo 30 anni, nel Medioevo avrei fatto per qualche anno il mendicante trascinandomi per terra fino a che non fossi morto di fame. Oggi sono ancora qui alla mia venerabile età di 67 anni, quindi qualcosa è sicuramente cambiato, la pressione della selezione naturale è diventata inferiore. Ma in realtà ci si evolve anche per un altro meccanismo, che è quello del caso, ne abbiamo parlato prima, del piccolo gruppo che si isola e che accumula le sue differenze, le sue mutazioni, e se queste mutazioni non vanno in giro, questo gruppo un po' alla volta diventa diverso dagli altri. Ecco, qui l'ostacolo è il fatto che noi siamo 7 miliardi e mezzo e, come abbiamo visto anche sulla nostra pelle negli ultimi anni, di regola siamo fortemente interconnessi, e voi che state a Cambridge e siete italiani siete la dimostrazione vivente di quanto i nostri geni possono andare lontano, possono andare in giro. Quindi da un lato siamo tutti quanti interconnessi e la potenza del caso, della deriva genetica, è ridotta. Dall'altro, in molte parti del mondo, ma non tutte, abbiamo dei sistemi sanitari che coprono vari tipi di rischi e quindi riducono di molto l'impatto della selezione naturale. Quindi io tenderei a pensare che resteremo così come siamo per parecchio tempo. Quello che può fare cambiare questo meccanismo, questo processo, è naturalmente una grandissima crisi ambientale, perché se da 7 miliardi e mezzo di persone, come siamo adesso, in seguito ad alcune scelte sventurate o in seguito alla nostra ormai dimostrata incapacità di fare le scelte giuste, c'è una crisi ambientale formidabile e l'umanità si ritrova ridotta a 10.000 persone, ecco, 10.000 persone distribuite su 5 continenti possono tranquillamente dare vita a 5 specie diverse, se ce la fanno. Io mi auguro naturalmente che questo scenario resti inverosimile per molto tempo. Allora, ovviamente noi ci stiamo avviando alla fine di questa diretta e fioccano le domande. Sarebbe mio compito come moderatrice scegliere le domande da porti e ringraziare gli altri e lasciarle senza risposta. Invece io faccio un giochino un pochino meno piacevole per te, probabilmente. Io ti pongo tutte le domande e tu scegli a quale vuoi rispondere. Sì, però siccome sono molto anziana poi me le dimentico, quindi non so se funziona questo gioco. No, te le dico tutte all'inizio, tu ne scegli una a cui vuoi dare risposta. Vabbè. Allora, Fabio Milani ci chiede qual è l'aneddoto con Colin Renfrew di cui si è accennato all'inizio. Poi Claudio Di Fausto ci dice che le nuove condizioni climatiche hanno permesso di recuperare dal permafrost un piccolo mammut, si prospetta un nuovo Jurassic Park. Poi Elisa Nafano ci dice che la pandemia da Covid-19 ci ha dimostrato che le forme selettive possono esistere.
come appunto abbiamo purtroppo visto negli ultimi 2 anni. E poi c'è una domanda che vorrei porti io, visto che siamo un gruppo di expat e so che il tuo prossimo libro parlerà del tema dell'emigrazione, della migrazione nella nostra società moderna, allora volevo sapere qualcosa di più al riguardo. Ora scegli tu che cosa ci vuoi raccontare. Guarda, allora facciamo così, a Elisa Annafano e a Fabio Milani rispondo in privata sede perché so di chi si tratta e quindi so che avremo occasione di parlare di queste cose. Rispondo brevemente sul mammut. E io non credo che siamo alla vigilia di un vero Jurassic Park. Non lo credo perché in realtà riuscire a ricreare un organismo estinto è molto più complicato di quello che non verrebbe da pensare. Noi possiamo ricostruire il DNA del mammut, possiamo anche pensare di introdurlo in cellule di elefante, un pezzettino alla volta, tecnicamente oggi non si riesce a farlo, ma è concepibile. Il problema è che tutto il resto della cellula non è una cellula di mammut vive, è una cellula di elefante. Tutto il cosiddetto citoplasma, che è pieno di proteine, che è pieno di RNA, che continua a funzionare, senza il quale quel DNA non può fare niente, e tutto questo non può derivare dalla creatura estinta. Quindi so che ci sono dei progetti volti a ricreare il mammut, volti a ricreare l'uro, che è il toro dalle grandi corna, estinto in Europa nel 600. Sono progetti che si scontrano contro queste difficoltà. L'altra difficoltà è che non si capisce bene, una volta ricreate queste creature, che cosa ne vorremmo fare, perché chiaramente il loro ambiente è scomparso insieme a loro. Allora, se quello che stiamo facendo è cercare di fare un mammut da esporre in qualche zoo o in qualche parco dei divertimenti, io francamente penso che ci siano altre priorità. Comunque dal punto di vista tecnologico siamo ancora molto molto lontani da poter fare queste cose. Così, dai, 2 parole sul libro, visto che me l'hai chiesto, Michela, poi ne parlo volentieri, in uscita la settimana prossima. Sono storie però, è un libro di narrativa, sono 32 racconti che all'inizio si chiamava Espatriati, ma siccome Leinaudi ha pubblicato l'anno scorso un libro che si chiama Spatriati, senza la E, mi hanno cambiato il titolo e si chiamerà Soggetti Smarriti, allora, che pure è un bel titolo. E sono storie appunto legate allo spaesamento che si prova quando ci si trova all'estero in senso lato. Cioè, si può essere all'estero quando si è molto lontano da casa, ma chi di voi ha partecipato a una riunione di condominio sa benissimo che ci si può sentire molto all'estero, molto fuori dalla propria area di conforto, anche coprendo una distanza di pochi piani di scale. Ecco, questa condizione dello spaesamento, del sentirsi fuori, è una sensazione che Charles Darwin provava molto spesso, secondo me, se posso parlare per un attimo della persona in onore della quale stiamo facendo questa chiacchierata. Secondo me Charles Darwin era spesso spaesato e questo lo rende interessante dal punto di vista umano, oltre che scientifico. Ecco, queste condizioni di spaesamento sono condizioni in cui si esplorano delle nuove possibilità. Naturalmente non sempre va a finire bene. E niente, lì ho raccontato delle storie. C'è la storia di... alcune di queste storie sono vere. C'è la storia di Gaetano Bresci, che viene dal New Jersey a Monza per ammazzare il re Umberto. Gaetano Bresci era un operaio tessile e stava nel New Jersey, stava bene, guadagnava bene, e decide che bisogna ammazzare il re perché il re ha fatto sparare le cannonate contro gli scioperanti in piazza Milano, Bava Beccaris, questa storia. E questa storia di Gaetano Bresci mi è venuta perché un mio amico, che è uno storico del movimento sindacale, un giorno mi racconta cosa ha fatto Gaetano Bresci prima di sparare al re a Monza. Si è mangiato 5 gelati. E questa cosa mi ha colpito, no? Perché pensavo, lui sapeva benissimo come andava a finire, la cosa più probabile sarebbe stata che lo linciassero sul posto e l'alternativa che lo mettessero in galera e poi lo ammazzassero in galera, come poi probabilmente è successo. E quindi quest'uomo, che era un uomo che parlava pochissimo, che era un operaio ma altamente sindacalizzato e anche con un buon reddito, aveva una macchina fotografica, Gaetano Bresci, non era un sottoproletario, che sapeva che in quel momento, in un modo o nell'altro, la sua vita sarebbe sostanzialmente finita, ha deciso di concedersi un gelato, e poi siccome il re non arrivava se ne è preso un altro, e poi siccome il re non arrivava se ne è preso un altro e un altro ancora. Quindi sono storie di questo genere, questa è l'unica basata su un personaggio storico,
altre sono basate su altre vicende, in parte vicende che sono successe a me, in parte cose che mi hanno raccontato, perché poi, ecco, voi che state all'estero questa cosa secondo me la capite benissimo. C'è un momento, può esserci un momento, quando si parla con degli sconosciuti che vengono da un'esperienza completamente diversa, in cui naturalmente non c'è intimità, persone che magari non rivedremo più, in cui però scatta qualcosa, si trova una chiacchiera che d'improvviso fa scattare una corrispondenza. L'avrete provato anche voi, sono momenti molto belli, no? Uno si sente solo in una grande città lontana, così si mette a chiacchierare con uno che viene dall'altro capo del mondo e si scopre di avere una cosa in comune. Ecco. Questi racconti cercano di ricreare un poco queste atmosfere, questi momenti in cui ci si comunica delle cose tra sconosciuti, tra persone che non approfondiranno, ma che per un momento riescono ad essere molto vicini l'uno all'altro. Grazie mille. Qui le domande continuano ad arrivare e purtroppo noi dobbiamo chiudere, però visto che il tema del prossimo libro ci tocca così da vicino, magari possiamo organizzare presto un nuovo incontro e quindi possiamo ritrovarci tutti qui e parlare di nuovo insieme e porti di nuovo così tante domande, perché è interessantissimo e ti ringraziamo veramente molto di essere qui con noi. Grazie a voi. Magari la prossima volta si può provare, insomma, se la situazione della pandemia si risolve, possiamo cercare di vederci di persona qui a Cambridge. Sarebbe un onore ovviamente invitarti e averti qui con noi. E grazie mille veramente di tutto e ringrazio tutti voi e tutte voi che siete venuti qui a seguire questa chiacchierata. Vi auguro un buon Darwin Day, spero che fra due giorni penserete a Charles Darwin e magari leggerete qualcosa al riguardo, magari appunto uno dei libri del professor Barbugliani. Grazie mille di essere qui e ci vediamo alla prossima occasione. Arrivederci.